Allora, prima di parlare della partita, volevo fare le condoglianze ad Alessandro Ferrario. Penso che sia doveroso perché passiamo tantissimo tempo lì. Sto parlando del ristorante El Feroce. È venuta a mancare sua moglie oggi, quindi è giusto che dica qualcosa. Soprattutto tutta la squadra è vicina, alla famiglia, ad Alessandro perché è un nostro amico. A Roby e a sua moglie perché sono sempre disponibili per noi, quindi volevo fargli tante condoglianze e mi dispiace molto. Mi sembra dovere, diciamo che anche noi ci aggiungiamo a queste cose che sono tutti qui a salutare. Ok, parlando della partita, penso che sia sì, bisognava ripartire da lì. Io dico sempre quando ci sono degli scivoloni. Bisogna ripartire dalla solidità, bisogna ripartire da non prendere gol, anche se oggi l'abbiamo preso agli ultimi 2 minuti, però penso che la squadra abbia fatto una partita importante sotto il livello caratteriale dei duelli, abbiamo vinto tanti duelli rispetto a Sesto, abbiamo in certe parti della partita dominato il gioco grazie ai duelli, perché era una partita sporca, come si vede a Busto. Io leggo ogni tanto le interviste degli altri giornalisti quando preparano la partita e dicono quando vengono a Busto è sempre una partita scorbutica, dura. È vero, qua la partita è così, però se si vogliono fare punti anche loro si devono sporcare. E oggi penso che ci siamo sporcati di più noi di loro e giustamente abbiamo vinto la partita. Anche perché la cosa bella di questa partita di là è che io ho fatto questa considerazione, non so se la sintesi piace anche a te, magari piace anche a voi, cioè avete battuto una bella squadra che squadra non è mentre voi siete squadra. Sì, è vero. Ogni settimana si dice siamo squadra, non siamo squadra, perché questo penso faccia parte del calcio. Noi stiamo facendo un percorso di crescita, ci sono tanti giocatori giovani, tanti giocatori nuovi. Noi magari più vecchi stiamo iniziando a dargli delle nostre idee, come ha detto lei prima della solidità. Io penso che in Serie C la cosa più importante, una delle cose più importanti sia la solidità. Quello che ci ha portato a fare i risultati gli anni scorsi. Quindi, se noi vogliamo fare qualcosa di importante, dobbiamo partire da quello. Anche perché bisogna sempre pensare, come giustamente secondo me dici tu, da dove parti te, da dove partono gli altri. È vero, perché cioè, se vedete le rose nostre, la rosa della Triestina sulla carta, penso non ci sia neanche partita, perché loro hanno. Qualcuno ha 100 presenze in Serie A, cioè per dire, noi la Serie A la vediamo col binocolo, quindi cioè, per ora sognare non costa nulla, sognare non costa nulla, per ora nella nostra rosa, forse Colombo che però non gioca più la vista, la possiamo ammirare e sognare, quello non. Sì, so che Novara per tutti è importante. No, io penso che oggi la squadra debba capire la tipologia di partita che abbiamo fatto. La Serie C è questa, magari certe partite, come ho detto altre volte, siamo stati più belli, però meno efficaci. Oggi siamo stati magari in certe circostanze brutti, cioè, lo dico chiaramente, però siamo stati efficaci, abbiamo vinto i duelli, abbiamo dominato il gioco. Soprattutto nel primo tempo, e quindi questo penso che la squadra debba capire. La solidità, la seconda palla, vince la seconda palla e da lì fare gioco. Non a caso la seconda palla che hai vinto È così. In Serie C è così.